Presidente, noi del centrodestra, noi del PDL, tante volte abbiamo fatto un passo indietro per dare la possibilità anche al nostro, diciamo, alleato concorrente, sto parlando della Lega, la Lega nostro alleato concorrente, di avere posti, visibilità, rappresentanza. Mi sembra che in questi ultimi giorni stia andando un po' tutto quanto a carte per aria, cioè nel senso che la Lega, ho letto espressioni molto pesanti nei confronti del presidente Berlusconi, ho letto critiche a mio avviso anche senza fondamento, e comunque un atteggiamento che è tipico della Lega, che vorrebbe fare sia l'opposizione che il partito di governo. Su questi aspetti, che sono sia regionali che provinciali, ha qualcosa da dirci? Ma non si può prescindere da quello che sta accadendo a livello nazionale e in particolare direi a Roma. Quello che è accaduto in termini di operatività del governo, la crisi economico-finanziaria mondiale ed europea, il voto di fiducia arrivato in termini velocissimi alla Camera, seppur con critiche molto forti in riferimento alla manovra delle opposizioni, in particolare il voto sui fatti di giustizia, dove ha visto la Lega e tutte le forze di opposizione schierarsi in maniera assolutamente diversa fra la Camera e il Senato, mandando in galera un parlamentare su cui è tutto da discutere se ci fossero gli estremi, e tenendo in libertà qualcuno che dal punto di vista delle accuse ne aveva di ben più pesanti e di ben più gravi. Significa che da una parte si è giustizialisti e dall'altra si è invece nella condizione opposta. Questo non fa bene a nessuno, men che meno fa bene alla Lega. Però viviamo questa stagione qua. Comprendo che dopo i risultati elettorali, dopo il referendum, ognuno cerchi di tenere saldamente in mano i suoi elettori. Però c'è un dato nuovo che si affaccia all'interno della realtà della Lega. Si stanno creando le condizioni per votare in termini regionali per chi sarà il leader della coalizione. C'è una competizione molto forte tra la realtà nel Veneto, che fa riferimento a Tosi, il sindaco di Verona, e alla posizione di Zaia e di Gobbo, e quindi nascono grosse fibrillazioni. I temi su cui i cittadini debbono esprimere le loro valutazioni attengono a una partita che la Lega ha enfatizzato. La Lega è riuscita per tanti anni a essere il partito di governo limitatamente e partito di forte opposizione, e quindi si trova oggi per la prima volta a governare il Veneto avendo Zaia che è subentrato a Galan, e ha delle grandi difficoltà a spiegare agli iscritti alla Lega, ai militanti della Lega, che tutte le cose che erano state dette prima sono oggi da contestare. Aver cavalcato in tutti i territori il no Veneto City, il no TAV, il no Passante, il no Mose, e poi magari attribuirsene anche i meriti, non sempre diventa una cosa facile, non è facilmente giustificabile quando emergono le condizioni di difficoltà. È chiaro che in questa posizione a Roma la Lega ha deciso di rafforzare il suo rapporto storico con i suoi elettori e ha assunto degli atteggiamenti di grande difficoltà. Se trasferiamo questo messaggio nel Veneto, il Veneto, che è la regione che è stata affidata al governo leghista in una visione nazionale che ha penalizzato il Veneto a vantaggio della soluzione nazionale, è adesso inevitabile che si verifichino questi contraccolpi, per i quali io sono assolutamente contrario. Non credo che si governi una regione così importante in una realtà di difficoltà e di crisi pensando che si mantenga una posizione ambigua e non chiara. Non si può, per avere maggiori consensi in una stagione in cui inevitabilmente chi governa rischia di perdere i consensi. In tutta la realtà europea, chi è al governo ha minori voti e minori consensi di quelli che aveva prima della crisi. È ineludibile, è così nella storia mondiale, europea e anche nazionale e anche regionale. E quindi alla Lega farà bene valutare bene questa situazione e capire anche quali sono le diverse responsabilità e i diversi atteggiamenti da assumere, proprio perché chi governa deve saper governare quando le cose vanno bene e a maggior ragione quando le cose vanno male. E quando le cose vanno male bisogna sapere essere anche impopolari. Credere di poter essere sempre popolari
anche quando le cose vanno male, non è la stagione per quelli che vogliono governare nel rispetto delle istituzioni e dell'obiettivo finale che si vuole raggiungere. Questo è il gioco a cui noi assistiamo in questi giorni, che non è un gioco di buona qualità, ma direi di pessima qualità. Grazie Presidente.